Sette modi eh, per guadagnare online, sette modi 100% legali e senza rischio. Quanto è bello questo, perché quello che vedo là fuori è tantissima confusione. Cioè, vedo eh, centinaia di persone, migliaia di persone ogni giorno che cercano informazioni su come iniziare un business online, vogliono guadagnare qualcosa. e Il problema è che si imbattono in migliaia di informazioni. Ormai c'è una quantità enorme e c'è tanto rumore là fuori, ci sono tante informazioni. E una persona fa difficoltà a capire effettivamente come muoversi. Allora il mio compito è rendere le cose più semplici possibili. Voglio mostrarti sette modi diversi per guadagnare eh, online. Rimane salvata anche la diretta, per chi me lo chiede, assolutamente sì. Rimane anche in YouTube. E sto anche in questo momento registrando l'audio, quindi eh, avremo anche l'MP3 eh, sul mio sito matteopittaluga.com. Troverai l'MP3. Eh, e dicevo, eh, io penso questo, questo qui è il mio feedback, adesso andiamo ad analizzare sette diversi modi per fare business online per chi parte da zero, quindi roba semplice eh, e soprattutto ultra redditizia se la porti avanti seriamente, ma ehm, la mia opinione è questa, eh, al giorno d'oggi non esiste il metodo perfetto, esiste il migliore per te. Cioè, non esiste il business online supremo, esiste quello che tu puoi fare e avere risultati. In base a cosa? In base a come sei tu? In base a ciò che ti piace fare? In base alla tua personalità? Che questo nessuno lo considera. Tanti ti dicono: Ehi, questo è il miglior business, ehi, hey, devi far così. Ma hai mai calcolato che io posso essere diverso da te? Quindi quello che faccio io, ragazzi, non è necessariamente magari la vostra strada, però posso mostrarti qual è invece la tua di strada in modo che tu capisca effettivamente come muoverti. Quindi oggi andremo ad analizzare questi sette modelli di business e il mio obiettivo è che chi esce da questa masterclass oggi possa avere effettivamente le competenze e le capacità per scegliere il business giusto per lui, portarlo avanti e portarlo in profitto già dal primo mese quindi questo è il mio obiettivo oggi in questa masterclass ciao Giampiero, ciao Stefania, ciao Sonia, ciao Massimo Padula fantastico, allora fatemi sapere se siete pronti ragazzi attivo l'aria condizionata perché staremo insieme un po' di tempo e qua fa caldissimo, ci sono 30 gradi a Dubai attivo l'aria condizionata, arrivo tra un istante intanto fatemi sapere se siete carichi nei commenti fantastico se non attivi l'aria condizionata, qua la situazione è veramente dura e difficile, ve lo garantisco. Allora, ciao Atilio. ragazzi siete tantissimi collegati, um, siete veramente, veramente in tanti, più di 200 in pochi secondi. Ciao Daria, ciao Angelo, beh, siete tanti, poi vi saluto con calma. Allora, partiamo, cosa dite? Partiamo con il primo business da analizzare insieme. Allora, il primo business di cui voglio parlare è, attenzione, vado anche a condividere lo schermo, mi sono preparato ehm, qua la possibilità anche di condividere il mio schermo e guardate cosa ho fatto, ho organizzato questa lavagna digitale che non so perché si è chiusa, ma la riapro al volo, per andare anche a scrivere delle cose insieme. Quindi questa qui è la mia lavagnetta digitale dove possiamo andare a ehm, vedere le cose e qui ho aperto questo, che questo file dove andremo ad analizzare i vari metodi di guadagno e ho preparato i pro e i contro e soprattutto alla fine darò i consigli utili, perché il mio obiettivo non è solo aiutarti a capire qual è la tua via, ma effettivamente capire eh, ovviamente se fa per te, ma soprattutto come fare questi business, come portarli avanti. Allora, il primo metodo di cui ti voglio andare a parlare, intanto se ci sono domande eccetera scrivetele nei commenti, cioè o date i vostri feedback, va bene, secondo me è la cosa più importante. Il primo metodo è il network marketing, ok? network marketing ma come, sviluppato online. Allora, nel network marketing, ragazzi, prima fonte di guadagno per chi vuole fare business online, c'è un grande problema. Essenzialmente, eh, beh, cos'è il network marketing? Lo spiego al volo perché è proprio nuovissimo. Il network è quando tu entri in un'azienda che vende prodotto e servizio o roba digitale e sei un distributore. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu distribuisci i prodotti dell'azienda, vieni pagato per venderli, per commercializzarli, ma in più... Rispetto a un venditore normale hai la possibilità di creare una rete di persone, quindi di reclutare, non ho problemi a usare questa parola, reclutare altri distributori che lavorano per te. E tu guadagni una percentuale da quello che loro vendono. E se loro creano un'altra rete guadagni anche una piccolissima percentuale da tutto quello che viene generato. Quindi è il business di chi insegna. Io ti insegno a vendere, ti insegno a creare una rete e guadagno da quello che tu fai. A loro volta loro lo possono fare con altre persone. Chi pensa che il network marketing sia una piramide si sbaglia la grande perché ogni tipo di business è una piramide prima di tutto, ma secondo non è vero perché nel network marketing la maggior parte dei piani compensi ehm, ripagano il lavoro personale più di quello del team. Quindi se tu crei un'ottima struttura tra le tue prime linee, diciamo tra le persone che tu controlli direttamente, vai a guadagnare moltissimo. Quindi non è vero che il primo fa più soldi di tutti, non funziona così nella maggior parte dei piani marketing, quando tu puoi anche partire per ultimo, ma crea un'organizzazione grande, prendi molto di più di quello che sta sopra di te, perché ci sono dei sistemi e dei bonus che premiano il tuo lavoro personale. Quindi scordiamoci la storia della piramide per il network, perché è nuovo. Eh, il discorso però qual è? Perché il network può essere un business online? Beh, perché siamo stanchi, penso lo saremo tutti, di fare contatti a freddo. Quindi il dramma del network è... Che viene insegnato vecchia scuola a telefonare alla gente, dare i bigliettini da visita, fare sta roba, sbagliato. Okay? Quindi, io essenzialmente tra i contro eh, del network, cosa voglio andare a scrivere? Voglio andare a scrivere tra i contro che, eh, per esempio, eh, tanto lavoro, no, scriverei tanto lavoro, eh, perdendo tempo. Quindi, se io chiaramente, ragazzi, sono lì, a dare i biglietti da visita non vado da nessuna parte perché? Perché do quanti biglietti da visita posso dare in un giorno? Dai cioè, è impossibile. Io ero andato lì a fermare i benzinai, a dargli il mio biglietto da visita, a vedere se qualcuno mi ascoltava. È un lavoro disumano, ok? E lo scopo del network è in qualche modo automatizzare un business automatico serve per arrivare a fare soldi automatici, non puoi passare la tua giornata a dare i biglietti da visita e farlo fare agli altri, è follia pura. Nel network, se hai l'abilità di andare online, puoi chiaramente, infatti lo scrivo tra i pro perché io sono qui per trattare di business online, ok? Di come farlo online, quindi cambiare proprio sport nel network marketing, possiamo effettivamente cosa creare? Possiamo, adesso te lo vado a scrivere qui, possiamo eh, creare un contenuto che fa da... PR, io lo chiamo così, da PR per te. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che io posso, per esempio, ehm, fare un video o scrivere un articolo o fare un annuncio su Facebook e fare in modo che lui vada a parlare con la gente per me. Questo è il sistema di fare network per chi vuol fare business online. E eh, tra i consigli che ti voglio dare per chi fa network, il principale è proprio questo. Se tu fai un network classico, Cosa vuol dire? Vuol dire eh, Herbalife, Amoe, Forever Living, quindi un network di prodotti che magari è in giro da un po'. Tu hai un problema enorme, hai il problema che questo network è già conosciuto. Quello che devi fare tu in questa fase storica è digitalizzarlo. Quindi chi arriva a fare i soldi, secondo me, oggi con Herbalife, Forever o tutti i network classici, è chi riesce a mettere online una quantità di informazioni così grande su quel business che acchiappa tutti. Perché? Perché, per esempio, io se vado uh, su YouTube, cosa succede? Questa qui è una cosa molto semplice che puoi fare, l'ho fatta vedere già in vari miei training. però questo è un consiglio. E questo si applica anche ad altre persone. Non devi per forza essere nel network per fare questa cosa. Io scrivo Forever Living: Forever Living Italia, e mi rendo conto che c'è gente che cerca, per esempio, il login. C'è gente che cerca i prodotti, c'è gente che cerca l'aloe vera. C'è gente che scrive magari, vedi, Forever Living Products. Posso fare un video in inglese per tagghetizzare quello. C'è gente che cerca Forever Living, piano compensi sicuramente. Piano marketing e piano compensi. C'è gente che magari cerca Forever Living truffa. No, no, Forever Living truffa no. Forever Living uh, striscia la notizia, per esempio. C'è gente che magari cerca la presentazione, vedi. Quindi tu puoi usare la barra di ricerca di uh, YouTube o Google per capire un po' cosa sta cercando la gente sul tuo business. Allora, chi vince in questo momento e vuol fare business online con il network marketing è chi crea un sistema che porta le persone verso di sé. Quindi io qui andrei a scrivere, ragazzi, ditemi quello che ne pensate, no? Quello che andrei a scrivere tra, eh, chiaramente, i, i consigli più utili è, eh, e questo è un must per chi fa business con un'azienda classica, è per esempio... Um, creare il tuo sistema di informazioni. Cosa può essere questo? Può essere sito web o un blog, la stessa cosa, può essere YouTube e solitamente è questo. No? Questo per chi ragazzi fa un business classico, quindi eh, scriverei azienda classica. Cioè devi andare a creare, c'è un po' più lavoro da fare perché chiaramente non è una novità, tu non puoi puntare sull'angolo della novità. Per chi ha un'azienda classica, cioè tu non puoi dire che Herbalife è un nuovo business, è una follia, cioè stai prendendo in giro la gente. Puoi puntare però per essere, ad essere la persona che è la fonte di informazioni di quel business. Quindi io cosa farei se fossi un networker eh, che entra in Herbalife oggi e vuole fare business online con Herbalife? Ti ripeto, no volantini, niente, solo internet per fare soldi, ok? Io andrei per esempio a tutti gli eventi e scriverei un blog post... Quindi un post sul mio sito, sul mio blog, o farei un video su YouTube o entrambi perché no, dove ti racconto com'è andato l'evento. Quindi, erba live convention Roma, ti racconto com'è andata, e lo faccio per ogni evento a cui vado, lo faccio per ogni meeting a cui vado, lo faccio ogni volta che esce un company update. Immaginati una cosa, immaginati che, per esempio, l'azienda fa uscire un update e dice: Ehi, dal prossimo anno Ronaldo è il nuovo testimonial, esempio. Magari l'update esce in inglese, allora io sono il primo a scriverlo in italiano. E la gente che inizia a cercare Erbalife, chi trova? Trova sempre me continuamente. La gente che cerca Erbalife Ronaldo, e sono certo che c'è qualcuno, per esempio, che cerca Erbalife Ronaldo, ok? Erbalife Ronaldo. Vedi, guarda, Erbalife Ronaldo video, Erbalife Ronaldo drink. Ti puoi posizionare come la persona che crea contenuti su tutto questo. E poi alla fine dici: Io sono Matteo Pitaluga, sono la fonte di informazioni di Erbalife. Se hai bisogno di maggiori informazioni, e non sei ancora un nostro distributore, contattami. Hai vinto. Perché la gente che ti arriva così non è quella a cui dai il bigliettino da visita. È gente che si è formata, che ha già visto della roba. Vediamo un po' di commenti, poi vado avanti. Vi sembra utile quello che dico, ragazzi. cioè, è potente sta roba. Non lo fa nessuno, Ok. Siete tantissimi, ok, che fanno network, ottimo. Grazie per i feedback ragazzi, interagite, siamo in 324, dai, condividete. Eh, ci sarà un'altra masterclass a breve, ma vi dico la data alla fine di questa, ok? Così vi potete riservare il vostro spazio sul calendario. Um, funziona per tutto questa roba, per tutti i network, per chi vuole, fare, vuole imparare a farlo bene. Chiaramente nel mio corso all-in tutte queste cose spiego come farle, ok? Adesso non abbiamo tempo di affrontare tutto. Però, nei miei corsi insegno tutto questo. Eh, ora, per chi invece ha un'azienda eh, nuova o chi li sta sulle balle, magari, fare network di prodotti, perché io ero un po' così, a me i miei network di prodotti non mi piacevano perché? Ma perché non mi piaceva andare a proporre il prodotto. Io ero più per la roba digitale, è una passione mia, mi piace di più. Allora, per chi vuole entrare in un business digitale, qual è il consiglio che vi posso dare? Molto importante, quindi andrei a scrivere da questa parte. Per chi uh, ha magari o vuole fare un business, uh, diciamo, innovativo, no? Quindi metterei network digitale o novità. Uh, quello su cui devi puntare, chiaramente, è l'hype. Ok? L'hype che cos'è? L'hype è quando tutti iniziano a parlare di quello. Cioè, se dovessi entrare oggi e fare un business digitale, io andrei a scegliere qualcosa di nuovo. Ma perché? Beh, perché è un... Uh, un campo green, cioè un, una prateria aperta, posso fare io il punto di riferimento supremo. E ti spiego una cosa per esempio: eh, questa qui è una chicca, ragazzi, che insegno ai mastermind. Insegno veramente a chi paga anche tanto, però ve la voglio donare gratis oggi. Non so se avete notato che molti. Vi ehm, faccio vedere, per esempio, alcuni YouTuber. No, se scrivo, non so, ditemi una partita di calcio recente, una partita di non so, quella della Juventus con l'Atletico, no. O quella Juventus-Milan. Juventus-Milan. Se scrivo Juventus-Milan, oltre le interviste, cioè, oltre chiaramente alla partita, mi trovo dei blogger, no? Queste persone qui. Che sono praticamente degli youtuber. Vedi? Questi qua. Ecco, molti youtuber, cos'è che fanno? Praticamente loro fanno il video prima che esca, che finisca la partita. Cioè, la Juventus sta vincendo 1-0... Siamo all'ottantesimo minuto Io faccio due video Faccio un video dove la Juventus ha vinto E dico La Juve ha vinto ragazzi è troppo figo E poi ne faccio un altro dove dico Oh il Milan ha pareggiato cavolo devastante no Ragazzi la partita è stata equilibrata Però alla fine il Milan ha pareggiato E li carico entrambi Cioè li tengo pronti entrambi okay? Appena finisce la partita Carico immediatamente i video Li carico subito appena è finita A seconda di chiaramente di quello che è successo Molti youtuber fanno così a quel punto, cosa succede? Che io mi indicizzo subito sopra gli altri. Perché? Perché gli altri youtuber non ci pensano a fare questo. Magari aspettano il giorno dopo a fare il video, aspettano qualche ora dopo. Io l'ho già caricato e YouTube è il primo a riconoscermi il mio video. Ma vi faccio un esempio. Quando era crollato purtroppo il ponte a Genova, io ho fatto un video. Eh, perché stavo tornando, avevo fatto un video e l'ho caricato su YouTube e avevo il giorno dopo 5.000 visualizzazioni. Perché? Eh, praticamente in poche ore. Perché ho sfruttato l'hype di un qualcosa che era in trend, ok? Quindi un grande consiglio che posso dare a chi vuol fare network, come puoi applicare questo al tuo network? Beh, entri in un network nuovo, non ci sono informazioni. Appena quel network esplode, se tu entri un po' prima, crei tu tutto il tuo sistema online e sei il primo ad essere trovato continuamente. Chi cerca su Google, chi cerca su YouTube, chi cerca ovunque, trova te. Quindi il mio consiglio è, vuoi fare business online ad alto livello con il network? No problem. Lo fai così. Se tu sei già... Uh, in un network dove è un network storico devi essere tu la fonte di informazioni se tu entri in, un, in una roba che è nuova cercati una roba che invece hai buone possibilità che esploda ok digitale uh, o anche fisico se vuoi però se vuoi entrare in una roba nuova devi posizionarti prima che esista qualsiasi altro tipo di, di informazione allora crei tu per primo il video sulla presentazione il video su tutta la roba ed sei tu poi la fonte di informazioni suprema di quello se invece entri come dicevo in un'azienda classica Puoi ancora farlo, chiaramente anzi, devi farlo, devi solamente creare più roba, devi creare più contenuti. Perché chiaramente è ovvio che se io entro in un business completamente nuovo, qualsiasi video faccio sono primo su YouTube. Se entro in un'azienda che è un po' più storico, ho bisogno di creare un po' più materiale. Però chiaramente ce la fai, senza ombra di dubbio. Però il segreto è quello nel network. Se tu vuoi fare business online con il network marketing, posizionati bene come la fonte di informazioni di quel business. Le persone voleranno da te. C'è un vantaggio, tra l'altro. Per chi invece è, eh, ecco, vorrei dire questo, che secondo me è un ottimo vantaggio. No? Per chi è in un'azienda classica, cosa gli può succedere? Gli può succedere questo. Guarda, eh, un'altra cosa, vado a prendere un altro post-it, gli può succedere che eh, crei il tuo brand, capito? Cioè, praticamente hai già un pubblico di gente che segue quell'azienda. Quindi quelle persone arriveranno da te invece se sei nuovo e devi creare tu l'hype, cioè devi far conoscere tu quell'azienda, ma se entri in un business già esistente hai un vantaggio enorme, cioè che c'è già gente che è parte di quella roba. E quindi se inizi tu ad essere il punto di riferimento, a tradurre gli update dell'azienda, a fare video, a spiegare alla gente come prelevare, una roba semplice, come si preleva dalla mia azienda. Ciao Matt, ciao Roxana, siete tantissimi ragazzi. Ciao, ciao, vi saluto. E, eh, ci sono altri distributori in quell'azienda. Quindi quelli lì inizieranno a seguirmi perché immaginati se loro hanno un nuovo contatto che vuole eh, imparare vuole capire di più gli manderanno i tuoi video e a quel punto tu diventi il punto di riferimento per quelle persone stai creando un tuo brand se domani cambi azienda queste persone ti seguono se domani tu lanci un tuo prodotto quello che è queste persone ti seguono se domani tu crei l'ebook di Herbalife per esempio e lo vuoi vendere agli altri distributori te lo comprano perché sei già un brand all'interno di, di quel gruppo. Ragazzi, questa roba che vi sto insegnando è roba veramente di alto livello, che insegnano i mastermind, ok? Chiaramente non abbiamo tempo di affrontarla tutta, però è tanta roba, ok? Proseguiamo, quindi spero che il network eh, vi abbia fatto capire come si fa realmente. Andiamo a tirare le somme per il network prima di passare agli altri modi di guadagno online e ti direi alla fine di tutto, per chi è il network, ok? Per chi è? Per chi è? Cioè, fa per me oppure no il network? Allora, il network è categoricamente per chi si vuole, adesso lo scrivo qua, per chi si vuole esporre, per chi si espone, per chi è estroverso e per chi è disposto a viaggiare e muoversi. Questo è per il network. E per chi anche è interessato... Uh, a lavoro di gruppo. Per chi ama essere un leader per chi vuole essere un leader. leader Per chi in generale, ragazzi, il network è per chi. Anche quello digitale. Eh, anche quello digitale è per chi vuole esporsi. Tu non potrai mai fare soldi nel network se non ti esponi. È impossibile. Perché è un business di persone. Ti darò altre opzioni se non vuoi fare questo. Però, se, se eh, vuoi fare network, ti devi esporre categoricamente, è proprio obbligatorio, è un must, ok? Questo se vuoi fare network. Devi essere una persona disposta a viaggiare, devi essere una persona disposta a muoversi, altrimenti non conosci altre persone, non puoi fare le recensioni di quello che succede. Non puoi essere il punto di riferimento se non vai agli eventi, non vai a vedere. Cioè devi essere un po' un animale sociale, ok? Quindi questo è per farti capire se il network puoi fare per te, sia quello digitale che quello non. Devi lavorare con le persone. Se invece vuoi un tipo di business più, ehm, che puoi fare da solo, senza parlare con gli altri, quindi sei un po' più introverso, sei un po' più col cappuccio in testa, come diciamo noi, il cappuccio in testa sono quelli che stanno al pc col cappuccio e non vogliono rotture di balle, stanno col loro caffè a casa, tranquilli, non vuoi gente attorno, non vuoi parlare con le persone, parliamo di affiliate marketing, va bene? E adesso ci arriviamo, intanto leggo qualche commento, così ci siamo, davvero contenuti di grande valore, ottimo. Ok. Ragazzi, non so se riesco a rispondere a tutte le domande, però io ci provo, va bene, quindi fatemele lo stesso, io ci provo. Andiamo con i contenuti, poi rispondo alle domande. Intanto, se c'è qualcuno, qualche utente più esperto che vuole darmi una mano, possiamo ehm, rispondere a qualche domanda. Allora andiamo a cancellare tutto qua e parliamo invece di affiliate marketing, perché l'affiliate marketing è essenzialmente per chi eh, vado a scriverlo qua. Mi state vedendo il mio schermo, sì. Ok parliamo di affiliate marketing l'affiliate marketing ragazzi come pro io vi posso dire che ovviamente no rapporti umani Va bene? no rapporti umani questo è un pro secondo me dell'affiliate marketing perché ti ripeto è per persone che vogliono stare da sole cioè non per persone che vogliono esporsi magari in prima persona vorrei ridurre questa roba non ce la faccio Vabbè, non so perché non ce la faccio eccolo qua Vabbè, non ce la faccio, pazienza. Non, rapporti umani, ti direi che è un pro dell'affiliate marketing perché puoi fare tutto da solo. E ti direi anche tra i pro. Ehm, poco budget per iniziare. Puoi iniziare un business di affiliate marketing con eh, 500 euro neanche, ok? Poco budget per iniziare. I contro, però, ci sono dei contro nell'affiliate, ok? Che secondo me sono abbastanza importanti. Eh, cioè, eh, è un gioco a lungo termine, ok? È un gioco a lungo termine. Quindi devi essere disposto a essere paziente, cioè non guadagnerai molto con la fillet da subito, ok? E un'altra cosa importante, um, devi essere disposto a imparare uh, cose tecniche. Mentre nel network tu puoi semplicemente fare dei video o fare degli annunci su Facebook, nell'affiliate hai bisogno di diventare un po' più tecnico. Quindi questi ti direi che sono gli aspetti principali. Per chi non conosce l'affiliate marketing, cosa è? è quando io eh, prendo un prodotto creato da un'altra persona. Per esempio, noi Marketing Genius abbiamo un programma di affiliazione. Cos'è? È quando io prendo un prodotto creato da un'altra persona, quindi io non ho un'azienda, non ho un sito web, non ho bisogno di niente e vado a promuoverlo sul web. Okay, quindi avrò un mio link personale. Eh, faccio degli annunci o creo dei video, creo dei contenuti. promuovo questo prodotto. Le persone lo comprano quando lo comprano mi arriva una commissione. Quindi, noi, per esempio, in marketing genius abbiamo il link di affiliazione per i nostri membri. Possono promuovere i nostri corsi. Quando una persona compra, loro gli arrivano delle commissioni. È comodo perché? Perché ti ripeto, non hai bisogno di grandi budget per iniziare, pochi euro e puoi già iniziare a promuovere qualcosa. Ehm, è però un gioco a lungo termine, cioè non diventi ricco subito. Devi puntare a fare qualche vendita, poi reinvestire i budget che hai e lì aumenti, ok? Lì poi arrivi a guadagnare molto. Eh, però è una professione dove assolutamente sì, puoi fare tanti soldi. Ora, per chi è l'affiliate, poi andiamo ad analizzare come farlo oggi, ok? Um, prima dei consigli, andrei a scrivere ecco per chi è. Secondo me è molto importante capire se è la tua via l'affiliate. per chi è affiliate essenzialmente per ehm, persone introverse chi non ama vendere perché nell'affiliate in realtà tu non devi nemmeno parlare con le persone l'obiettivo è farle comprare in automatico quindi quando una un affiliato cioè un cliente visita il tuo link di affiliazione l'obiettivo è che vada a pagare quindi non devi parlarci tu realmente non ci sono rapporti umani nell'affiliate persone introverse per chi non ama vendere ti direi Um, poi in realtà ci sono eventi di affiliate, cioè non è che ragazzi, tutti gli affiliati vivono col cappuccio in testa, capito? Però per dirvi che vi basta farlo da soli, non hai bisogno per forza di lavorare con un team, puoi fare tutto da solo. Uh, essenzialmente è questo, per chi è persone introverse, chi non ama vendere, e uh, anche ti direi per chi gli piace il PC, per chi ama lavorare al PC, perché in realtà... Um, devi passare tanto tempo al computer per controllare le campagne, controllare le pubblicità, andare a migliorare le cose, quindi è per chi è, tra virgolette, un po' più nerd, chiamiamola così, però non è vero, perché gli affiliati, ragazzi, è un ambiente bellissimo, io sono stato un affiliato tanti anni per vari prodotti, lo faccio ancora l'affiliato, quindi non è che devi essere un nerd, però ecco, è il termine che mi viene in mente per farti capire eh, di cosa si tratta, cioè che puoi stare, devi stare tanto tempo al PC, questa qui è la verità, ok? Ci sono anche grandi affiliati, magari collegati, se ce n'è qualcuno mi piacerebbe che si faccia sentire, Consigliate affiliate anche il dropshipping? Sì, sì Federico, adesso rispondo anche a questo, adesso rispondiamo anche al dropshipping. Io sono più per l'affiliate marketing, Laura, ok? Quindi ragazzi, per me l'obiettivo è aiutarvi a capire questo, no? Ora però vi voglio dare dei consigli importanti per l'affiliate, ok? Consigli importanti, um, l'affiliate sta cambiando, perché un tempo, vi faccio vedere il portale storico di, di affiliate, Clickbank, che è il più grande al mondo, è uno dei posti dove prendersi dei prodotti, quindi se uno non, non sa come iniziare, vai su Clickbank e puoi già partire oggi. Ok? Questo è Clickbank. Qui ci sono tanti prodotti tipo Passion Dancing, non so, vedi vino, cibo e non lo so, pastiglie, audiolibri, dieta scaricabile, cucinare da casa. Ci sono corsi, ci sono prodotti. Giochi, giardini, roba per il giardino, applicazioni. Cioè ci sono mille tipi di prodotti diversi, ok? Il dramma qual è? Che un tempo ti bastava, e funziona ancora, non dico di no. Ti bastava prendere, cosa ne so? Vediamo questa roba qui, no? Questo qui è il libro dei pastori tedeschi. Va bene? Everything you have ever wanted to know about a German Shepherd. Quindi praticamente ti dice. Questo è il libro su tutto quello che vuoi imparare, sui, su, su quello che avresti sempre voluto sapere sui pastori tedeschi. Allora io posso, se mi piace chiaramente questa nicchia, quindi gli animali, posso prendere il link di questo libro, è il mio link, quindi non so, pastoretescolibro.com slash Matteo. Prendo questo link, vado a fare degli annunci su chi ama i cani, per esempio su Facebook, posso targetizzarli facilmente e quando un amante di cani trova sta roba... Addirittura se non sbaglio puoi anche targetizzare il tipo di animale che hanno, cioè devastante, no? Quindi la razza di cane, mi sembra che ci sia. Adesso non mi ricordo bene. Comunque cani c'è sicuramente, amanti dei cani. Vado a targetizzare loro e a quel punto o posso anche fare una campagna su Google per esempio, su chi sta cercando roba su come allenare un pastore tedesco, su come fargli un training, su come addestrarlo. Gli appare il mio libro, ma non è mio libro in realtà, io lo sto solo promuovendo. La persona compra ma arriva la commissione. Allora... Un tempo funzionava solo così, quindi facilissimo. Ci sono gente che ha fatto i pacchi di soldi. Ora ancora funziona così. Ma io ti voglio portare ad avere uno sguardo sul futuro. E dedicheremo probabilmente una, una serata all'affiliate, una masterclass. Oggi voglio fare un po' l'introduzione di quelle che sono le varie opzioni, in modo che tu trovi la via. Eh, cosa succede? Eh, oggi sta un po' cambiando la musica. Perché? Perché eh, secondo me. Non basta più portare le persone a vedere un'offerta, anche perché se ragioni tu da imprenditore, se la persona compra, eh, io poi non ho più il contatto di questa persona, no? Non posso ritornare da lei e dirgli "Ehi, ma perché non ricompri anche il libro, non so, hai anche un gatto, impara a trattare bene il tuo gatto". Non so più di niente di questa persona, ha comprato se n'è andata a cagare. E va bene. Posso fare soldi certamente, ma da imprenditore io ti dico quanto sarebbe più bello se tu avessi un database, cioè avessi il modo di controllare questi amanti dei cani, no? Avessi un modo di tenerli sempre vicino a te. Allora io quello che vedo come futuro è chiaramente questo discorso, cioè andare a creare, infatti te lo scrivo tra i consigli utili, andare a creare il mio brand nel mondo affiliate. Quindi personal branding andrei a scrivere. Personal branding o company branding, ok? Nell'affiliate o company branding. Quindi io come consiglio quello che ti posso dare è perché non crei veramente una fan page magari, anche partendo solo da una fan page, poi puoi aggiungere un canale YouTube o aggiungere un profilo Instagram dove crei contenuto sulla tua nicchia, dove allora le persone ti seguono per il valore che dai, no? Dove che magari chi ha comprato da te il libro del pastore tedesco sa chi sei e tu sai chi è il tuo cliente perché ti segue, ti commenta, magari ti ha scritto e puoi rivendergli altra roba, a lungo termine può essere un ottimo business. Infatti ti ripeto, noi non siamo qui per fare soldi in breve tempo, siamo qui per farne magari meno però per tutta la vita o per anni. Altrimenti ragazzi, buttatevi a fare gli scam, e ve lo dico io che, che ho, fatto, ho avuto brutte esperienze, Fa, fate gli scam ragazzi, fate un po' di soldi oggi, poi domani non vi ritrovate più niente. Non ha senso, ma soprattutto è difficile al giorno d'oggi fare soldi online se tu non hai delle competenze. Allora o ti metti a fare le applicazioni, le cavolate. Qualcuno ieri mi ha scritto, mi ha detto Matteo, ma cosa posso fare per guadagnare 200 euro al mese comodamente da casa? Beh, allora o impari a lavorare online e scegli uno di questi sette business, che sono gli unici sette che puoi fare, che vedo veramente che possono avere un senso per la tua vita, oppure ti metti a fare le truffe sperando che vada bene. O ti metti che, però, equivale ad andare a giocare alla lotteria, equivale alla roulette. Eh, proviamo questa nuova app, proviamo questo nuovo Bitcoin, questa nuova moneta virtuale strana. Me la gioco, ci butto 500 euro. Se aumenta di valore la moneta, faccio i soldi, se no, muore, perdo soldi. Se vuoi fare questo, sei libero. Il mio consiglio è fai i soldi con una roba un po' più stabile, anche un po' di meno di soldi e poi te li giochi magari sui business te li vai a testare, te la vai a provare su roba ad alto rischio. Però io dico almeno parla, parti con roba che ti può dare un po' di soldi nel tempo, anche un po' di meno, però che te ne dà, perché alla fine noi siamo qua per questo, no? Io quello che vedo è che nel mondo online adesso vince chi gioca a lungo termine, chi vuole giocare long term. Mi piacciono queste masterclass, ragazzi. Mi piacciono queste masterclass. Io faccio affiliate marketing ma la faccio solo offline. Grande Micaela. Ragazzi siete tantissimi collegati. Eh? Mi fate il favore di condividere questa roba. Dai è una lezione importante questa. Dai condividete che ci sono tante persone che vogliono imparare queste cose. È un no pitch se avete notato. No pitch cosa vuol dire? Che non vendo niente oggi. Okay? Vi, vi voglio veramente condividere queste cose che vi cambiano la vita perché vedo eh, veramente mancanza di chiarezza. Ci siamo? Passiamo al terzo modo. Quindi spero di aver dato le, le pillole giuste, no? per farti capire un po' qual è la tua, la tua via. Andiamo a cancellare tutto. E parliamo stavolta di. Dai, vediamo chi indovina il terzo. Il terzo metodo di guadagno. Vediamo chi lo indovina nei commenti. Numero 1, eh, sono contento che vi piaccia. Allora, segnatevi la prossima Masterclass. Ve la dico tra poco. <ride> tra poco vi dico la data della prossima Masterclass. Allora prossimo metodo di guadagno che vi voglio parlare è creare, anzi chiamiamolo così, chiamiamolo infoprodotto. Cioè l'infoprodotto cos'è? Ragazzi questo è devastante, vi faccio veramente un corso di infoprodotti in 5 minuti. L'infoprodotto è quando tu crei eh, un tuo prodotto digitale. Allora tu direi, ma Matteo, cioè, devo essere un esperto? No, adesso ti spiego una cosa, non devi essere per niente un esperto, ovvio, se tu hai delle competenze... Molto meglio, però se non le hai, le puoi acquisire. Ti spiego una cosa. Al giorno d'oggi chi fa veramente i soldi è chi sceglie una nicchia ultra specifica, ma ultra specifica. Quindi, per esempio, questo qui coi cani che ti fa il training su come eh, addestrare il tuo cane. Non ti ha fatto il libro su come addestrare cani. Perché quanti libri ci saranno su come addestrare cani, ce ne saranno migliaia. Lui ha fatto il libro su come addestrare il tuo pastore tedesco. Cioè, è andato sull'ultra specifico. Addirittura, se vuoi farlo. Proprio vuoi farlo potente. Il tuo passare tedesco femmina. Se vuoi andare proprio ultra preciso, però non è necessario. Però, per farti capire cosa funziona oggi, andare a scegliere una nicchia ultra specifica e specializzarti in quella, e poi creare il tuo infoprodotto, come può essere proprio il libro. Allora seguimi perché questo è devastante. Andiamo a vedere i pro e i contro e come farlo per darti delle idee. I pro sono che Uh, realmente parti con zero budget, non hai bisogno di soldi per creare il tuo infoprodotto. Poi magari avrai bisogno di un sito, però veramente poca roba. C'è un sito con 1000 euro, noi te lo facciamo. Se hai bisogno di un sito, mi iscrivi, te lo faccio fare. 1000 euro ce l'hai, è il massimo proprio che ti può servire. In realtà, non serve nient'altro. Proprio il massimo è un sito, ma non è nemmeno necessario per partire. Parti con zero budget o quasi, quindi secondo me è importante. Questo ed è un pro, pro è. Anche, no competitor, non hai concorrenza perché se scegli una nicchia dove non c'è nessuno, sei da solo. Ok. I contro cosa, quali, quali sono? Devi studiare, amico mio. Devi studiare. Perché perché io ti voglio spiegare come crearti il tuo infoprodotto senza sapere un cavolo. Cioè, se tu dici ok Matteo, tu io, io ad esempio, ho creato degli infoprodotti sul marketing digitale, ma sono anni che studio marketing digitale, giusto? Giusto, io non so niente. Per chi non sa niente, cosa è che puoi fare? Beh, ti fai una bella ricerca. Ti basta andare su Google okay, e iniziare a fare ricerche. E vai a, cerca, vai a vedere cosa cerca la gente. Su Google basta che inizi a digitare, ti escono i risultati della gente. Tipo, vediamo come addestrare un pastore tedesco. Guarda, un pastore tedesco di 5 mesi. Come addestrare un pastore tedesco alla guardia, alla difesa. Capito? Allora una mega nicchia potrebbe essere come addestrare un pastore tedesco alla difesa. Perché? Perché sto vedendo che c'è gente che sta cercando sta roba. Allora io cosa posso fare? Semplicemente ragazzi, lo puoi fare con una nicchia tipo, mi raccontava un nostro eh, partner, partner amico Luca Boreani, ieri mi raccontava, c'è una tizia che ha fatto i soldi insegnando alla gente come andare in bagno. Cioè ragazzi, ha fatto un corso su come andare in bagno, ovvio adesso non ti dico mettiti a fare cose assurde, però c'è gente che cerca magari come risolvere il problema di stitichezza. Come risolvere cosa ne so, eh, i mal di pancia perché eh, ho la colite, queste cavolate qua. C'è gente che sta cercando sta roba. C'è gente che cerca di tutto, ragazzi. Individuate un trend. O, o meglio, una mega nicchia, deve essere molto, spe molto specifica. Seguimi, perché tu non hai. Non puoi battere, ragazzi. Eh, chi cerca, per esempio, come risolvere mal di pancia. No, lì ti escono medici, gente potente. Non ti consiglio comunque di andare in campo medico. A meno che tu non abbia delle competenze vere. Però scelgo una mega nicchia: tipo, eh, veramente come addestrare il pastore tedesco alla difesa, è una mega nicchia. Perché non è addestrare un cane, non è addestrare un pastore tedesco, è addestrare un pastore tedesco alla difesa. Però c'è gente che lo sta cercando. Anche se fossero 100 persone al mese. Lì ci sono solo io e vado a fare il grano, vado a fare i soldi, ragazzi. Mi sto insegnando gratis della roba che c'è gente che chiede un pacco di soldi per insegnare queste cose, ok? Però sono semplici, ti basta un po' di, di iniziativa, no? Scegli la tua nicchia e il mio consiglio è, una volta che hai scelto la tua nicchia mega specifica, animali, eh, benessere, eh, non salute magari, però benessere sì, palestra, queste cose qui lo puoi fare, ehm, uno sport, tipo Fabio Galerani che era un campione di yo-yo, non so se lo sapevate, era molto forte, potrebbe fare una roba sullo yo-yo. Um, potresti fare roba su tutto come cucinare eh, solo il pesce no? o come fare cucina thailandese vegetariana cioè una roba di nicchia ultra... ad esempio a me piace mangiare thailandese ma sono vegetariano o a me piace mangiare indiano ma voglio solo i piatti vegetariani quindi capisci bene che ti scegli una bella nicchia ti compri 10 libri su quello 10 libri, 10 tutto quello che ti serve ti guardi, ti leggi eh, 10 libri ti studi 10 video su youtube e sei un esperto perché? Perché hai scelto una roba ultra specifica e ti sei formato su quello. E nessuno c'ha il tempo di farlo. Ti devi prendere un po' di tempo, quello sì, per formarti sulla tua nicchia, poi vai giù e asfalti tutti. Potente è questa? Deve esserci un mercato, ma è chiaro. Basta che va, su Google te lo dice se c'è un mercato, Google ti dice se ci sono delle ricerche per quella, per quella cosa lì, perché per chi è un po' più avanzato ed è nei miei corsi avete uno strumento che si chiama il pianificatore delle parole chiave, lo sapete usare se siete nei miei corsi e da lì eh, capite anche quante, quanto numero esatto di ricerche eh, ci sono, okay? quindi poteste fare un lavoro del genere per chi è nei miei corsi queste cose le sapete fare. E... Questo è molto potente secondo me, quindi creare il proprio infoprodotto per me è devastante. Ti direi, per tirare le somme, che ovviamente devi studiare, ehm, e poi puoi fare l'ebook, puoi fare il sito, eh, puoi fare il corso, queste qui sono le cose migliori, il corso, i book sono le cose, eh, o fare la consulenza anche, perché no? Potresti fare la consulenza e venderla. Eh, per chi è questo? Beh, ovviamente per chi è questo ti direi che è eh, per chi ha una passione, ok? Perché? direi che per chi, una per chi ha una passione, no? eh, ti deve piacere chiaramente quello perché devi, devi passarci qualche ora per, per studiarlo chiaramente. Consigli utili che ti do è ovviamente quello che ti dicevo prima, scegli una ultra nicchia, aspetta, ho scritto questo, scegli una ultra nicchia, ultra nicchia piccola e specifica. Perché deve essere piccola? Perché azzeri completamente la concorrenza, cioè non ci sarà mai nessuno a fare quello che fai te. E quindi tutte le ricerche che ci sono ti danno soldi a te, capito? Non andare a competere con chi fa la roba gigante, no? Ci sono soldi per tutti, basta andare nello specifico. Ma paradossalmente, ragazzi, non so se, ci se avete mai pensato, ma i medici più pagati non sono quelli generici, è il medico specifico, lo specialista. Perché ha è specializzato per il tuo problema. E tu gli dai dei soldi magari, perché sai che lui è bravo, ha studiato quello. La gente vuole quello, ok? Infatti la consulenza è geniale, la consulenza è geniale. Ma poi addirittura puoi andare più avanti, cioè se io ho creato il mio infoprodotto su come monetizzare nella nicchia dei cani, no? Quindi ho creato il mio training sul pastore tedesco da difesa, esempio, posso poi insegnare ad altri padroni, ad altri magari addestratori di cani, come fare il loro prodotto. E mi faccio pagare come consulente quindi puoi andare a livello successivo dopo ok parliamo del quarto uh, modello di business adesso tornando in condivisione schermo questo se ne è sentito parlare spesso e secondo me va recensito almeno da, da, da parte mia secondo me ci sta eh, che amazon fba amazon fba allora amazon fba Significa fulfillment by Amazon, cioè praticamente che è Amazon che fa il lavoro per te. Cosa significa? Significa che io posso diventare un venditore su Amazon ehm, e ci sono due modi di farlo. Chiaramente con i miei prodotti, se ho uno stock io di prodotti, posso fare in modo che Amazon venda per me. Quindi li metto in vendita su Amazon. Chiaramente Amazon si piglia una parte delle vendite e il resto rimane a me. C'è anche l'altra opzione che è proprio l'Amazon FBA puro, cioè che è un po' come il, um, eh, il dropshipping, ok? Sono essenzialmente la stessa cosa, eh, dove io in realtà metto dei prodotti in vendita su Amazon, ma non sono i miei. Cioè io non ho nessun stock, non ho nessun magazzino. Io vado in Cina su AliExpress. Uh, sono siti, ce ne sono più di uno, ce ne sono tantissimi. Vado su siti cinesi, mi metto d'accordo con i produttori di un prodotto e diciamo per esempio voglio fabbricare la penna in Cina, la fabbricano a 2 cent. Io ne compro mille, 1000, 10.000 e le vendo su Amazon a 2 euro o, o un po' di più magari. ok I pennarelli, le bottiglie, quello che è, posso addirittura metterci il mio marchio. quindi chiaramente dipende dal prodotto che vai ad acquistare dai fornitori, eccetera. Posso metterci il mio marchio e fare in modo che il prodotto arrivi direttamente ad Amazon, quindi io non faccio niente, cioè io non tocco neanche il prodotto, probabilmente non lo vedo neanche. Lo ordino da là, dalla Cina, me lo faccio spedire ad Amazon direttamente, Amazon si incarica di vendere, fine, tutto quello che devo fare è metterlo lì su Amazon. Pro quali sono di questo modello di business? Beh, i pro sono, chiaramente rispetto a un e-commerce tuo, i pro sono... Ehm, fiducia delle persone. Perché? Perché nessuno penserebbe mai che Amazon è uno scam. Cioè nessuno pensi Se invece tu crei il tuo e-commerce, magari è la fregatura che stai partendo da zero, la gente non si fida di te, non ti conosce e dice "Ma chi cavolo sono questi? Perché dovrei comprare da loro?". Quindi chiaramente prendi in prestito la fiducia di Amazon ed è più facile. Altro vantaggio, secondo me che è importante, è velocità eh, sia di acquisto che di ehm, spedizione. Direi di gestione, ok. Di gestione. Beh, Amazon si occupa di tutto. Quindi, eh, un altro vantaggio incredibile su Amazon è che la gente ha già la carta di credito salvata. Molte hanno già la carta salvata. E quindi non sembrerà, però, quel discorso, quei 5 secondi in cui la persona deve aprire il portafoglio, cercare la carta, mettere i numeri, può essere che se ne vada al tuo sito. Se magari al primo clic non va il pagamento, molla la persona. È la fase critica quando devi prendere i soldi. Perché hai fatto tutto il lavoro, l'hai convinta, vuole comprare, si mette lì a pagare, se non gli va la prima è finita. Su Amazon la gente ha già la carta salvata, con un click può pagare. Amazon spedisce il prodotto, ciao, goodbye. Quindi tanta, tanta roba. Amazon FBA per chi ha il tempo di imparare, tanta roba. Tuttavia, io vi dico la verità, eh, anche io sono un cliente fisso di Amazon. Vi dico la verità, però, non sono un grande fan di questo modello di business eh, se mh, sono una persona che parte da zero. Cioè, se io mi metto nella testa di una persona che parte da zero, non è proprio facile. Eh, perché? Perché vedo degli ostacoli, ragazzi. Il primo ostacolo è l'investimento. Quindi, eh, l'investimento, per esempio, ci deve essere, non bisogna nasconderlo. Sia per diventare eh, venditore di Amazon, io non sono un venditore di Amazon, quanto costa? C'è qualcuno che è venditore di Amazon oggi che è collegato, mi sembra. Quanto costa essere un seller su Amazon? Mi pare tipo 40 euro al mese, una roba così. Se mi ricordo bene, dall'ultima volta che ho visto. Se c'è qualche seller di Amazon, qualche venditore, ditemelo. Ditemi quanto costa essere un venditore su Amazon. Um, perché io non l'ho mai fatto in realtà. Quindi eh, il primo ostacolo che io vedo è essenzialmente l'investimento, quindi chi parte da zero è, insomma, è un po' più difficile. No? E poi l'altro eh, ostacolo che vedo sono le abilità imprenditoriali, perché effettivamente devi essere bravo, cioè devi avere un minimo di esperienza, devi essere un po' sgamato nel, eh, nel capire quali sono i prodotti che possono avere una, un successo. Cioè chiaramente se io metto in vendita il pennarello, quanti pennarelli ci saranno su Amazon? Cioè devi essere forte a capire cosa va e creare il tuo negozio ben fatto. 40 euro circa, esatto, sì, 39, vedi che era quello che pensavo. Quindi l'unico problema che io vedo in realtà è questo. C'è cioè, il discorso di partire perché qualche migliaio di euro ti serve tra una cosa e l'altra. Poi ci sono anche degli strumenti, dei software che ti permettono di capire quali sono i migliori prodotti, a fare le ricerche, anche quelli lì sono a pagamento. Ok? Sì, grazie per, il, per i commenti. Grazie anche su Instagram, ragazzi, per il supporto. E mi piace questo, mi piacciono le masterclass perché mi date una mano anche a me, no? E date una mano a tutte le altre persone che vogliono capire meglio le cose. Ci vogliono, secondo me, 3-4 mila euro. Sì, infatti, leggevo il commento di Michele, minimo 2000 secondo me, proprio stando bassi. Quindi è l'unico ostacolo che vedo perché per me è un grande business, occhio, eh? è un grande business. Solo che la verità è quella, cioè ci vogliono un po' di soldi per partire. Um, Ecco, che consigli posso dare su Amazon FBA? Ragazzi, fatelo se siete convinti che vi piace, effettivamente, no? Quindi per chi è, per chi è, eh, ti direi, per chi è direi per chi, eh, per chi ama Amazon, sicuramente, Amazon, eh, e per chi vuole fare l'imprenditore, perché effettivamente è un lavoro eh, imprenditoriale puro. Cioè sei molto vicino ad un business tradizionale, perché sei tu che vai a scegliere i prodotti, capisci i trend, sei molto simile ad avere un tuo negozio. Okay, vediamola così. Uh, però è un ottimo modello di business. Uh, consigli utili che posso dare? Beh, chiaramente anche qui giocare a lungo termine. Cioè, giocare a lungo termine. Io quello che vedo qui è scegliere una nicchia nel discorso di Amazon e specializzarmi su quella nicchia. Non posso avere 5 store diversi. Con eh, diciamo 5 negozi diversi su Amazon che vendono 5.000 articoli. No, mi, mi specializzerei anche lì su una nicchia ok? quindi lo sport piuttosto che le attrezzature, quello che è, però mi specializzerei in una cosa. Questi sono i miei, i miei consigli. Avete condiviso il video grandi, sei supremo, grazie. È un buon sito anche se alle volte i prodotti non sono il massimo, non so di cosa parlate. Um, su eBay, qualcuno mi chiede di eBay. Guarda, su eBay realmente non lo so, Antonio. Però puoi fare lo stesso, lo stesso gioco, eh. In realtà, Amazon FBA. L'unica cosa è che eBay, però, spedisci tu, eh. Occhio, è diverso. Amazon, tu hai il vantaggio che spedisce lui. EBay, non penso che spedisca per te. Eh? Non so se puoi far arrivare la tua roba ad eBay e loro la spediscono per te. Non lo so. Questo io non penso. Penso che su eBay devi spedire tu. Quindi diventi e-commerce gestito da te. Ma a questo punto, conviene avere il tuo e-commerce piuttosto che vendere su eBay, eh. Secondo me la vedo così. Anche eBay ti fa sto gioco. E allora è la stessa roba, ragazzi. Rimane il fatto che devi andare tu a scegliere. Eh, non ho mai visto se c'è un programma di eBay tipo FBA che gli puoi dare la roba. Eh? Io non penso, eh. eBay costa meno. Eh, sì, no, può anche costare meno il servizio quanto ti prende meno di commissioni. Ma il vero problema che io vedo nel, in questo modello di business è che tu devi fare gli ordini. Rispetto al dropshipping, dove tu eh, puoi anche in realtà prendere prima i soldi alla gente e poi far partire l'ordine, qua tu devi, devi ordinare, cioè devi fare un ordine di prodotti prima, quindi ebay non spedisce, vedi, esatto, infatti. Sì, c'è qualcuno di voi che vende su ebay, io per esempio ebay non vendo su ebay da anni, anni, ok? Posso considerare infoprodotto le mie creazioni artigianali? Certo, certo, grazie. Certo, ma sono prodotti fisici, se devi spedirli è comunque un infoprodotto in realtà, perché infoprodotto è il fatto di promuoverlo online, il tuo prodotto, va bene? Quindi eh, stai creando dei contenuti per promuovere il tuo lavoro, quindi sì, lo puoi fare. Mi piace come dici le cose, grande. Infatti, confermo anche da tutti che eBay non spedisce, ok? Però eBay, allora, eBay per me può essere un posto dove vendere, se hai il tuo prodotto, eh? Perché no? È un po' in calo chiaramente, da quando c'è Amazon che spacca tutto, però eBay per me è un sito valido, cioè si può vendere ancora su eBay. Rimango dell'idea che è molto meglio avere il mio negozio. Cioè, se io promuovo una roba, eBay ti può dare le vendite in più, eh, avere il tuo negozio, però hai il vantaggio se hai il tuo e-commerce tuo. Hai il tuo vantaggio che puoi tu far scattare il traffico, cioè sei tu che porti il traffico, capito? Cioè sono io che a comando posso promuovere il mio prodotto. eBay, se c'è qualcuno che cerca e compra, ok, se non c'è nessuno che cerca e compra, mm, non mi arriva niente. Se ho il mio sito, no, chi ha un prodotto proprio, chi ha un prodotto proprio, consiglio di avere il proprio e-commerce, ok. Non ho recensito in realtà l'e-commerce tra questi sette, perché è molto simile ad Amazon FBA. Se vuoi avere un e-commerce e fare dropshipping, è praticamente la stessa cosa. Ehm, Hai il vantaggio, se vogliamo mettere a confronto, ecco, Amazon FBA con il dropshipping, cosa è? Beh, Amazon FBA è quello che abbiamo visto adesso. Cioè tu eh, ordini i prodotti, li fai arrivare ad Amazon, Amazon vende per i fatti suoi e ti danno i soldi. Il dropshipping invece è, creo io il mio sito, i prodotti li... Li compro da un'altra parte però non li ordino prima, li compro dopo che il cliente mi ha pagato. Quindi, per esempio, io ricevo 10 euro da te, ordino la penna, la penna parte e arriva a casa tua. Io non ho, non ho anticipato i soldi, li ho prima presi a te. Secondo me è un modello di business più sostenibile. Puoi partire con meno soldi, il dropshipping puro. Um, se devo mettere a confronto con Amazon hai appunto il vantaggio che magari puoi partire con meno soldi. Hai l'altro vantaggio che il prodotto, è, il sito è tuo, quindi gestisci tu completamente tutto, hai più potere perché sai chi sono i tuoi clienti, li puoi vendere altra roba. E hai un altro vantaggio, eh, no, quelli sono i vantaggi. Amazon chiaramente ha il marchio Amazon. Quindi dovessi mettere a confronto entrambi. Io vi dico la mia, se scegli questa via di fare Amazon FBA, fai anche dropshipping. Perché, se nello stesso mondo, se nello stesso identico mondo, falli entrambi. Ti fai un e-commerce in dropshipping e vendi anche su Amazon FBA. Fai entrambe le cose, ok? Questo è il mio consiglio. Quindi, questo un po' meno per chi parte, ma per chi ha tanti soldi, grande business. Amazon FBA, per chi ha un po' di budget da investire e vuole specializzarsi nel mondo di Amazon, vedo tante opportunità anche lì. Tornando indietro, eh, o meglio, procedendo, in realtà vado a cancellare la lavagna, voglio parlarvi di un altro. Uh, secondo me, um, ottimo modello di, di business. Aspettate che vada a zoomare leggermente. Ok, vedete la lavagna Penso di sì ok, e il prossimo di cui voglio parlare. Quindi siamo al um, quinto. Abbiamo parlato. Network marketing, il primo affiliate marketing infoprodotti avere il tuo infoprodotto, Amazon FBA. Adesso parliamo di uh, fare personal brand puro, e eh, barra che è la stessa cosa, influencer marketing. Ok? Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io lavoro e investo per creare completamente il mio personal brand. A questo punto posso avere eh, la mia pagina. Quindi immaginiamo che scelgo anche lì una nicchia, anche qua ti devi esporre chiaramente. Eh, scelgo una, mh, una nicchia precisa. A me viene in mente, ragazzi, per, per farvi vedere un esempio di questo, così lo capite subito, chi conosce questa pagina, il Millionaire Mentor? La conoscete? Ve la faccio vedere. Guardate come hanno fatto i soldi questi. Guardate. Adesso sono contento che vi piaccia. Ecco, questo qui è il Millionaire Mentor. Anzi, lui in realtà è il fondatore. Adesso arriva lui, eh. Lui è il fondatore del Millionaire Mentor. Adesso gli faccio vedere la pagina però, questa qua. Ah, non c'è più, che cavolo è. Ah no, era quella lì allora. Ha cambiato l'immagine, Millionaire Mentor. Pagine. Oddio, l'ha cambiata perché non era così. O forse pompa di più su Instagram, ma facciamo questa. Sì, ma penso che sia questa, ha cambiato la sua immagine e basta. Sì, sì, è questa. Allora, il Millionaire Mentor è una pagina che condivide tutta roba motivazionale per chi vuole fare soldi. Ha cambiato parecchio la pagina però l'ha cambiata. Ecco però. Allora, lui adesso è qua che condivide la roba, voglio vedere se vado molto indietro nel passato. Vediamo se vi faccio vedere proprio l'esempio di quello che ha fatto lui. Devo andare parecchio nel passato, mi sa. O forse su Instagram, andiamo a vedere se su Instagram c'è ancora. Miglier Mentor. Eccola qua. Allora, qua su Instagram ancora lo fa, anche se un po' meno lo vedo. Ok. Il Miller Mentor è diventato famoso con questa pagina. Così creando queste. Eh, frasi motivazionali essenzialmente. Life is a game, all you have to do is know how to play. Cioè, lui andava avanti così ogni giorno, ma ogni giorno, ragazzi, con questa roba qua. E se guardate su Instagram comunque c'è. Cioè, migliaia di commenti, 24.000 like ad una foto. Cioè ha creato uno spazio su una nicchia precisa e ha iniziato a fare personal branding. Lui poi si è esposto, perché come puoi vedere lui poi è arrivato, adesso non mi ricordo come si chiama Millionaire Mentor, C'ha cioè un nome, adesso non me lo ricordo come si chiama lui. Però lui poi si è esposto, no? Dopo, però lui ha iniziato a far andare avanti il suo brand, quindi creando queste frasi motivazionali, locandine, eccetera, che ragazzi veramente non ci vuole niente. Basta che lo fai in una nicchia precisa, la puoi fare con gli animali, la puoi fare, lui l'ha fatto con la motivazione e l'ispirazione per gli imprenditori, no? Every moment matters, ogni momento conta, cioè ha trovato delle immagini belle e ha iniziato a creare contenuti. Adesso lui cosa fa? Piglia dei gran soldi per ogni roba che pubblica. Quindi per esempio, ha lanciato i suoi business, no? Vedi? Uh, Samsung Crypto, qua un'altra roba sulle cripto. Uh, oppure semplicemente fa degli annunci a pagamento. Cioè, per esempio, magari questo sito qua, dove crypto, che vuole che lui faccia un post, gli dà magari 500 euro, 1000 euro. Ok? Quindi lui ha fatto influencer marketing in questo senso, ha scelto una nicchia, ha iniziato a dare contenuti su quella nicchia. E qua puoi partire gratis. Infatti, per me è un, uno dei grandi pro. E lo puoi fare con Instagram. Instagram in questo momento sta esplodendo. Ho un'amica Ilaria che magari è collegata. Cosa ha deciso di fare? Lei ha scelto di fare Ibiza. Lei è solo l'isola, solo l'isola. Lei è lì tutti i giorni che fa vedere gli angoli segreti, le spiagge mai viste, eh, gli angoletti nascosti, trova i posti caratteristici e sta creando eh, il suo brand, ok, attorno a, al suo profilo. Lo puoi fare con Instagram, lo puoi fare con Facebook o tutti insieme. Lo puoi fare con YouTube, per esempio. Quindi scegli una nicchia e vai a creare contenuti. Se ti esponi è meglio, cioè se fai vedere che ci sei tu come persona è meglio. Ma se no puoi anche fare come fa Ilaria, per esempio, che mostra solamente le foto di pizza. Però, quanto è potente, ragazzi? C'è gente che ha fatto i millions con sta roba. I millions. Guardate qua. Questo è un esempio che faccio spesso. I, per esempio, il Gattissimi Club. Guardate qua, eh. Gattissimi Club. Cioè, ragazzi, il Gattissimi Club... È un gruppo con... Che proprio di gente on fire, eh. Cioè, guarda, una foto 300 like. La gente pubblica i suoi gatti. C'hanno 58 commenti, 32, cioè è molto attiva, 31, c'è cioè gente che segue tutti i giorni, ma sono migliaia di membri, adesso non mi ricordo quanti sono. Vedi? Hanno creato il loro brand, guarda qua, 4900 membri, ma ah, 4900 federissimi, eh. Quindi questo qui è un altro modo divertente di creare il tuo, il, il tuo brand, no? Alla fine è un personal brand comunque, cioè il Gattissimi Club è il tuo brand, no? È un company brand, in realtà, più che personal. In realtà, secondo me, è figo se uno riesce a mixare entrambe le cose, cioè, se io riesco a uh, come si dice, fare un brand come questo, una community, e creare un profilo e dargli valore e in più far vedere che io esisto ho una faccia, crea molta più aggregazione tra le persone cioè se il fondatore del gattissimi club se tu mi stai vedendo esponiti fai vedere qualcosa di più su di te pubblica un video eccetera le persone si affezionano di più e rimangono nella community ok? a quel punto puoi monetizzare in mille modi il più delle volte ti vengono a cercare il più delle volte ti vengono a cercare ehi ma hai tanto pubblico ti va di pushare questo? sì dammi 100 euro no? ehi ma mi fai una story su questo? dammi 100 euro ehi ma posso pubblicare non so immaginati hai il gattissimi club eh, sta per finire la diretta su Instagram, ragazzi, perché sono a un'ora di diretta, quindi sta per morire su Instagram. Venite su Facebook, eh, la trovate su Facebook, ok? Venite sulla mia fanpage su Facebook, che sta per finire su Instagram. Ciao, continuiamo su Facebook. Eh, di Instagram purtroppo ha il limite di un'ora di, di dirette, siamo in 300, ragazzi, siete un fire oggi, eh? Quindi influencer va forte in questo senso. Se ti esponi è meglio, se non ti esponi puoi fare una cosa comunque ispirandoti a questi brand qui che abbiamo visto. No? Um, io per esempio so, seguo tanto un gruppo che um, è Napoli, questo qui, se, se c'è qualche tifoso del Napoli ragazzi ci sentiamo nel gruppo, io non tifo Napoli, però per caso mi sono trovato in questo gruppo ragazzi che è il gruppo più grande di tifosi del Napoli. E a me piace questo gruppo, pubblico quasi tutti i giorni o comunico con qualcuno. Insomma, hanno creato un gruppo attorno alla loro passione per lo sport. Ma sono migliaia di membri in questo gruppo. Tutti i tifosi del Napoli. C'è un bel ambiente, sono simpatici. O oh, io bazzo con il gruppo del Napoli. Ok? Ah, scusa, non lo facevo vedere. Eccolo qua. Su, sì, il gruppo. Il più grande gruppo di tifosi del Napoli sempre. Sono veramente tanti, 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 no? E c'è gente carica. Poi sono simpatici e tutto. Allora, immaginati l'amministratore di questo gruppo, che potere può avere? Cioè, a tutti i tifosi del Napoli lì. Cioè, puoi monetizzare in qualsiasi modo vuoi, dalle magliette, da un evento, anche semplicemente organizzi l'evento. Cioè, se quello del Gattissimi Club fa l'evento del Gattissimi Club, ci vanno tutti, capito? Fai gli eventi locali e, ovviamente, fai pagare per organizzare l'evento. Uh, solamente con quello, una volta all'anno puoi fare bei soldi. Puoi fare magari 10.000 euro da un evento così, no? Uh, puoi monetizzare dai gadget. Puoi monetizzare da influencer, pubblicando roba per qualcuno facendoti pagare. Quindi esce, non so, un nuovo prodotto per i gatti. Eh, queste persone che oggi si promuovono vanno a cercare l'influencer, ti vengono a cercare loro. Vanno a cercare i gruppi più grandi, vanno a cercare le figure più importanti in quello spazio e gli dicono: Ehi, quanto vuoi per far sapere questo prodotto? Mi dai 500 euro, via. E pigli i soldi così. Questo è come si monetizza. Quindi vedo veramente no, un, un ottimo modo di monetizzare. Matteo, che ci fai qui? Boh, non ho capito la domanda. Ah, forse ho commentato nel, nel, nel coso, ma perché sono, ci sono i miei amministratori, ragazzi, che magari hanno commentato col mio nome. Quindi questa è un po' l'idea di eh, personal branding. E, vantaggio, andiamo a vederlo. Personal branding slash influencer eh, branding, no? Eh, praticamente io vedo tra i pro, clamorosi, potentissimi, praticamente zero budget. Cioè qua puoi partire veramente da zero. Cre creando una community o creando una nicchia, non hai bisogno di niente, solo il tuo tempo, zero budget, solo il tuo tempo per far crescere. Poi ci sono mille strategie chiaramente per far crescere tutto. Adesso non entriamo in tutte le strategie, però ti basta solamente il tuo tempo. Eh, ti direi che è il pro più grande. Eh, poi una cosa molto importante, importantissima, cioè monetizzi a vita. Cioè monetizzi a vita, cioè una volta che hai creato il tuo brand e le persone sono lì, tu monetizzi ogni volta che vuoi. A comando e per sempre, magari si crea una community unita. Il Gattissimi Club è lì da anni, ok? Non è nemmeno tanto grande perché forse non ci lavorano dietro con uno scopo. Altra cosa importante, ragazzi: quando iniziate una cosa, fatelo con lo scopo in testa di dove volete portare questa community. Prima fatela crescere e poi trovate il modo di monetizzare, ma il più delle volte il modo di monetizzare arriva a voi. No? oppure potete lanciare voi il vostro prodotto vi ripeto, creare l'evento delle persone che vi seguono creare il vostro prodotto tipo Ilaria può fare le 10 spiagge segrete di Ibiza cioè hai mille persone che ti seguono condividono la tua roba eccetera fai il prodotto 9,99€ le spiagge segrete di Ibiza con la mappa esatta come arrivarci cioè io te li do subito questi soldi ti promuovi poi anche con degli annunci quello che è, però hai una pagina che ha già un bacino importante di utenti lo vendi in un secondo per dirvi quali sono i modi di monetizzare ok chiaramente ci vuole un po di, di tempo ci sono altre domande ragazzi poi vado a rispondere contro io quello che vedo come contro è chiaramente anche qui no eh, ci vuole un pochino di tempo cioè ti direi un um, almeno sei mesi prima di monetizzare ok ci vuole ovviamente passione e infatti il consiglio utile che vi posso dare anche qui no una cosa importante attaccare nicchie Uh, appassionate, ok? Questo è il consiglio più grande che ti posso dare. E ovviamente, un'altra cosa deve piacere anche a te. Quindi la nicchia ultra appassionata può essere, per esempio, ragazzi, il network marketing, no? Il network marketing è una nicchia di persone appassionate che amano il network. Puoi creare tu una pagina di motivazione solo per il, esclusivamente per il network, no? L'ha fatto Alex Herchwick, per esempio, ma nessuno vi toglie la possibilità di farlo anche voi, no? Farlo, oppure networker donna, puoi andare su una nicchia ancora più precisa, anche lì. Solo per networker donne. E diventi la pagina di riferimento, ma sai che potenza. O per networker uomini, per esempio, no? o per networker liberi, quello che vuoi. Quindi è, è un'ottima idea. Um, hai il contatto di Larry Ibiza, Instantibizza si chiama. Instant ibiza la trovi su, su Instagram. Ti faccio pubblicità, Elaria. <ride> quindi, importante è questo, secondo me. Nicchia appassionata, categorico, ehm, anche perché la nicchia è, deve piacere anche a te. Ecco. Perché, per esempio, gli amanti degli animali, ragazzi, sono invasati come gli amanti dei tatuaggi, come gli amanti delle moto, come gli amanti delle macchine, come gli amanti, anche di una cosa molto di nicchia. Per esempio, le macchine radiocomandate, per esempio. Le mini 4VD se ci sono ancora, penso di sì. Le, gli amanti degli aerei, no? gli amanti delle navi, eh, gli amanti della barca a vela. Cioè, quant, quanta roba che puoi fare. Quanta roba che puoi fare? E iniziare a creare valore là fuori. Ci sono mille modi di farlo, lo puoi fare con YouTube, lo puoi fare con eh, gli annunci a pagamento per far crescere la tua pagina. Ma non è necessario. Il più delle volte con Instagram, le hashtag hai vinto. Nel mio corso, questo lo, lo impari. Andiamo a vedere il sesto modo, ok? Sesto modo, vi piace sta masterclass? Venite alla prossima? Eh? Il sesto modo è AdSense eh, o pubblicità. Quindi, questo era potente, non lo è più molto, però ci sono persone che possono fare i soldi così. Quindi, immaginiamo che io non abbia sbatti di creare un mio prodotto. Non abbia sbatti di avere un'azienda, non abbia sbatti di mettere fattura, non abbia sbatti di fare niente, ok? Mi creo solamente un pubblico e attivo la monetizzazione. Cioè, AdSense, vi spiego cosa è, è questo sito qua, AdSense, è questo qui, AdSense, vedi, guadagna con la monetizzazione di Google, metti a frutto la tua passione. Quindi, cosa è essenzialmente AdSense? Se io vado, per esempio, su ansa.it. Mi viene, me ne viene uno a caso, ok? La prima foto di un buco nero, fantastico. Andiamo a vedere se c'è un annuncio qua. Allora, vediamo un po' se Ecco, questo qui è AdSense. Quindi questo qui è un annuncio di Google, vedi? Eccolo qua. Che propone i suoi smartphone, qua. Su ansa.it. Allora, ansa.it, cos'è che fa? Crea dei contenuti, ma non vende niente. ANSA non vende niente però hai banner di AdSense lì dentro. Hai banner. Quindi chi naviga sul sito, più tempo passa lì sopra, più fa guadagnare ansa.it. Perché? Perché più tempo uno rimane lì, più AdSense ti paga. Cioè AdSense è il programma di monetizzazione di Google. Quindi puoi metterlo nel tuo sito, puoi attivarlo con 5 click, basta che vai sul sito di AdSense. Se hai un blog, ti piace bloggare, fai degli articoli sulla moda, fai degli articoli su quello che vuoi, metti AdSense, attivi la monetizzazione e ti possono arrivare un po' di soldi. Non devi vendere niente, semplicemente porti le persone a vedere la tua roba. Figo, eh? Quindi assolutamente AdSense è da provare. Um, C'è per esempio anche YouTube, no? Sempre AdSense, è sempre AdSense. Però per esempio, vediamoci un video. Ecco, questo non mi è successo, ne guardo un altro. Neanche qua. Aspetta, eh. Ecco. Questo è un annuncio. Questo è AdSense. Ok? Come fai ad attivarlo? Con la monetizzazione di YouTube. Quindi tu crei un canale YouTube, attivi la monetizzazione, lo fai nelle opzioni, fatto. Vieni pagato. Puoi scegliere se attivarlo o no. Io per esempio non l'ho attivata sul mio canale. Perché? Perché voglio vendere io i miei prodotti sul mio canale, non voglio che ci sia tanta pubblicità, eccetera. Non mi interessa monetizzare la pubblicità. Però, insomma, la scelta è tua. Se ti piace creare contenuti, non vuoi vendere, e ti piace, diciamo, condividere, far sapere quello che fai, eccetera, AdSense. Puoi fare un po' di euro, non fai molto, devi avere tanto traffico per guadagnare cifre importanti, però, ehi, hey, cavolo, senza fare niente, alla fine monetizzando la tua passione è tanta roba. No? Quindi AdSense per chi è? È per chi? Eh, pro, ecco, vediamo, vediamo i pro. Pro, zero vendita, zero vendita, proprio assoluta, cioè qua è zero, zero assolutamente. Semplicissimo. Puoi farti aiutare, è una cosa importante, puoi farti aiutare. Qua non hai bisogno di fare tutto da solo necessariamente. Cioè tu puoi chiedere per esempio ai tuoi amici, ragazzi condividetemi tutti questo video per favore, così guadagno, no? mi aiutate ad avere visualizzazione, ad avere traffico è importante questo no non è immediato monetizzare ti ripeto ci vuole un po' devi portare un po' di gente sul tuo sito però cavolo inizi a creare roba la condividi sui social la condividi in dei gruppi vai in un gruppo non so ti piace la spiritualità facile facilissimo fare soldi vai nel gruppo per esempio qua su facebook c'è cioè il gruppo non so della legge dell'attrazione cosa ne so no legge attrazione eccolo qua guarda te lo faccio vedere Vado qua in un gruppo, legge l'attrazione. Ci sono gruppi da pagina, qua, gruppo 9700 membri. E dici: Ragazzi, ho scritto un articolo per voi. Fatemi sapere cosa ve ne pare. Lo pubblichi in un po' di gruppi, ma tanto non vendi niente. Quindi te lo approvano, no? Il post. Così, per la gioia di condividere, dai valore eh, gratis. È per chi vuole dare. Ok, questa roba è per chi vuole dare. E eh, queste persone ti condividono la roba. Secondo me è potente, no? Quindi ti direi puoi farti aiutare chiaramente da, dagli altri facendoti condividere. E nei contro ti direi chiaramente ehm, anche qui ehm, ci vuole tempo e ehm, tanto traffico per guadagnare eh, full time, no? Per guadagnare uno stipendio, devi portare tante persone sul tuo sito. Però intanto parti, poi il tuo blog, il tuo sito può crescere, no? Questo è per chi magari vuole stare un po' più tranquillo, non ha grandi ambizioni, qua lo puoi fare. Ok, monetizzando la tua passione, tanto se è roba che scriveresti comunque e lo fai per te, è tanta roba, ok? Consigli utili anche qui, nicchia appassionata, no? Nicchia appassionata e poi importante, fatti aiutare. Cioè, fatti aiutare o e collabora, collaborazioni. Cioè, se trovi altre persone che lavorano in una nicchia simile, che hanno contenuti simili, puoi fare delle partnership, Puoi fare un'intervista insieme su Facebook, puoi ehm, avere un post di una persona nel tuo blog, puoi chiedere semplicemente, ehi, mi è piaciuto il tuo post che hai scritto, posso copiarlo e incollare nel mio blog e condividerlo, quindi puoi fare collaborazioni con altre persone che ti portano più, eh, più traffico, più persone a trovarti. No? Abbiamo creato una fanpage per i giochi di FB, poi il link dei consigli li portava al sito, ottimo. Questa masterclass rimarrà nella storia, secondo me è abbastanza questa masterclass, eh. Ragazzi, io sto dando il meglio di me. Spero che voi diate il meglio di voi stessi poi applicando queste cose per chi vuole poi maggiori informazioni sui miei corsi, okay, su quello che io insegno, eccetera, eh, vi metto il link alla mia email. Se riesco, se Dio vuole ce la faccio. Ok, vi scrivo qua la mia email, eh, così ve la metto qua. Eccola qua. infochiocciola è la mia email. E mi potete scrivere chiaramente se avete, magari, volete informazioni sui miei corsi, eccetera. Okay? Infochiocciola Matteopittaluga.com Una cosa importante però, ragazzi, a me piacciono le persone che fanno azione, okay? se sei una persona che non è mai disposta a fare azione e mettersi in gioco, non penso di essere la persona che ti può aiutare. Perché a me piacciono le persone che fanno azione, ragazzi. Io sono il mentor dell'azione. Se tu continui a guardare, non, non fai mai niente per cambiare la tua vita, non ti posso aiutare nemmeno se ti do le migliori dritte del mondo. Quindi eh, cambia mentalità, fai azione e poi se ti va scrivimi un'email, ok? Se invece sei una persona decisa, carica, pronta a prendersi il mondo, che vuole veramente lavorare online, sono certo di essere la persona giusta che ti può aiutare. Arriviamo all'ultimo metodo, se non sbaglio, sì. Allora ve li ripeto al volo, abbiamo parlato di network marketing, eh, come farlo online perché è un business online, chi è invece è un business fisico, abbiamo parlato di affiliate marketing, abbiamo parlato di infoprodotti, Amazon FBA, abbiamo parlato di creare il tuo personal branding e fare da influencer, abbiamo parlato di AdSense e monetizzare dalla pubblicità eh, sul tuo sito. E per ultima ti voglio parlare di eh, creare la tua agenzia digitale, cioè la tua social media agency, e fare quindi, eh, diciamo, essere pagato per gestire i social di altre persone. Questo per me è un top, top, top business, ok? Perché? Perché ci sono l'80% di pagine su Facebook che sono morte completamente, l'80, se non il 90% dei siti web online sono obsoleti, cioè siti web da prendere e buttare nel cesso, che non funzionano, non sono ottimizzati per mobile, quindi da telefono non vanno, sgranano, non funzionano. E. Come si dice, e quindi ehm, c'è tanto bisogno di persone capaci per gestire i business degli altri. Qual è il vantaggio? Eh, che la maggior parte dei proprietari di un business non hanno tempo. Quindi l'imprenditore della piccola impresa, che magari lavora 10 ore al giorno nel ristorante, eccetera, non ha tempo di imparare il marketing digitale. C'è chi, chiaramente, come te, è appassionato, quindi gli piace, si interessa, vuole studiare, ma ci sono altri imprenditori che semplicemente non hanno tempo e sono disposti a pagare per ehm, avere diciamo qualcuno che gestisce i social allora avere la propria eh, agenzia e farsi pagare secondo me è un grandissimo business ed è super richiesto andiamo a parlarne perché secondo me è veramente top okay? poi vi spiego anche come iniziare per chi vuole eh, farlo allora abbiamo detto come ultimo oppure puoi anche essere pagato da consulente esterno eh? ci sono vari modi di essere pagato così social media agency pro pro di questo business di questo modello di business zero investimenti ma proprio zero perché? perché eh beh, chiaramente il business è degli altri capisci bene che io non devo aprire la mia azienda non devo fare niente il business è loro ok? quindi fatturano loro poi mi danno dei soldi a me però non ho rischio imprenditoriale quindi ho praticamente zero rischi che è zero investimenti zero rischi fondamentali cioè, fondamentale non, non rischio di perdere soldi qua. Anche perché se poi vado a fare delle campagne Facebook, eccetera, lo faccio con i loro soldi. E eh, un altro pro, secondo me, molto importante, è ehm, mercato enorme. Mercato enorme eh, perché davvero c'è una quantità di persone che cercano agenzie e sono carissime, non le possono pagare. Perché sono agenzie che gli fanno il branding e tutto. Ma vedete, la maggior parte delle agenzie chiedono un sacco di soldi, 1000-1500 euro al mese minimo per partire, perché ti fanno lo studio di mercato, eccetera. Ma chi ha un business, ragazzi, è già avviato, non ha bisogno dello studio di mercato. No, ha bisogno di gente che gli fa ads, che gli fa contenuti e gli spara gente a vedere il proprio sito, la propria pagina Facebook. Fine, ha solo bisogno di quello e di tanta costanza. Quindi ti direi che è un business veramente semplice da iniziare contro. Beh. Come contro ti direi ehm, contro la, di avere una social media agency o difficoltà, ehm, ti potrei dire. Mh, ci mettere la faccia, ok? Perché chiaramente quando gestisci il business di qualcuno devi essere presente. No, se nell'online, puro tu eh, non devi rispondere di nessuno, qua devi rispondere di quello che succede col cliente. Però ci sono dei vantaggi. Tu, per esempio, gli puoi dire: Guarda, se non sei soddisfatto, ti ridò i soldi indietro. Oppure puoi interrompere il nostro rapporto quando vuoi quindi ci metti la faccia ma è, non è pesante gli puoi dire guarda se non sei contento puoi interrompere quando vuoi e questo è potente perché tante agenzie gli chiedono magari 1500 euro al mese contratto per un anno e gli imprenditori dicono no cioè in un mondo ragazzi dove tutti fanno di tutto per bloccarti chi invece è forte a dare valore fare, e lasciare libere le persone farà più soldi di tutti fidate ricordatevi di questo che io vedo il futuro contratti telefonici provano a bloccarti palestre provano a bloccarti internet a casa provano a bloccarti venderti anche il telefono farti firmare per due anni rate del telefono cioè ti bloccano tutti in modo che tu non te ne possa andare quando tu gli dai la libertà a una persona la persona è felice ok per chi ha questo modello di business ok per chi è fondamentalmente prima di vedere i consigli utili per chi è ti direi ehm, per chi ama i social perché devi creare contenuti no è per chi ama i social network, è per chi, um, per chi è in grado di creare contenuti e per chi è creativo, ok? Per chi è creativo. Secondo me questa è la cosa più importante. Ah, scusate, non, stavo, non si vedeva lo schermo, eccolo qua. Per chi ama i social network, per chi è in grado di creare contenuti e per chi è creativo. Questo è il tipo di business per te. Andiamo a vedere i consigli utili per chi vuole una social media agency. Ok, anche qui eh, puntare a una nicchia, secondo me è importante puntare a una nicchia. Perché? Perché immaginati che io mi vada a proporre o oh, mando semplicemente un'email, o una telefonata, ci sono vari modi di farlo. Vado a propormi a. Non so, un ristoratore. E gli dico: Ciao, siamo un'agenzia di marketing. I tuoi social fanno schifo. Vorresti che te li gestiamo? Magari ti dicono di sì. Ma se tu gli dici invece: Ciao, siamo un'agenzia di marketing specializzata in ristoranti nella zona di Roma. Vogliamo operare nella zona di Roma. Siamo specializzati in ristorazione ci occupiamo di social media solo per la ristorazione. Cazzo, è un'altra cosa, eh. Anzi, solo per le pizzerie, per esempio. Siamo esperti in questo. Portiamo le pizzerie a successo, li creiamo eh, contenuti, eccetera è Un'altra cosa, sei molto più specializzato per loro. La persona vuole solo vedere che tu sei fatto per loro e loro sono fatti per te. Quindi, questo è il consiglio più grande: scegli una nicchia e fai da specializzati in social media agency per quella e farai veramente i pacchi di soldi. Un altro consiglio che ti posso dare è questo, eh, importante secondo me: offrire libertà. Come dicevo prima, offrire libertà, offrire libertà. Altra cosa, fai sapere che lo fai. Fai sapere che lo fai. Perché così, semplicemente, tra il tuo gruppo di persone che conosci, far sapere che ti occupi di questo, che sei un digital marketer, che curi i social delle persone, cavolo, è tanta roba. Qualcuno ti può trovare un cliente. Semplicemente parlando, ragazzi, il 90% dei business possono essere i tuoi clienti. Il 90% perché fanno schifo, ragazzi. Sono andato a vedere l'altro giorno la pagina di Coca-Cola, cioè la, la pagina Instagram di Coca-Cola, sono andato a vedere, cioè fa un post ogni 3-4 giorni, cioè Coca-Cola voglio dire, che è la marca più potente al mondo. Ti vai a vedere Red Bull, adesso andiamoci a vedere una, una roba per esempio, no? Andiamoci a vedere per esempio, non so, andiamo su Instagram o su Facebook, quello che è, è uguale, no? Andiamo per esempio a vederci una marca potente, non so, Red Bull. Se... Ma Red Bull forse è più attiva sui social, perché Red Bull ha spaccato, eh. Proviamo a vedere Red Bull, per esempio. Red Bull. 48 milioni di mi piace, ok? Vediamo se Red Bull martella effettivamente come dovrebbe, no? Andiamo a vedere. Per farvi vedere questa roba. 4 ore fa, pubblicato 6 ore fa. Ecco, Red Bull lo fa bene, ma infatti sono i migliori al mondo: 12 ore, 16 ore. Red Bull martella tutto il giorno. Red Bull l'ha capito Tutti i giorni pubblica Andiamo a vedere un'altra azienda Andiamo a vedere Coca-Cola per esempio Ho visto l'Instagram di Coca-Cola Una roba oscena Coca-Cola 107 milioni di fans ragazzi 107 milioni Coca-Cola Guardatevi che roba eh. Andiamo a vedere qualche Cerchiamo qualche azienda Sei una bomba grande No, cavolo, ragazzi, mi si impalla il PC. Vediamo se riesco a farvi vedere questo. Vediamo se riesco ad aprirlo, eh. Eccolo qua, Coca Cola. Vediamo quanto pubblica Coca Cola. Oh, vediamo Coca Cola Instagram. Ecco, guardate, Coca Cola Instagram l'ultimo post quattro giorni fa. Cioè, quattro giorni fa, ragazzi. Cioè, avete capito? Per dirvi questo, che il top marca al mondo, tolta Red Bull, che sono dei mostri, quello lo sappiamo. Ma Coca Cola è normale che pubblichi ogni quattro giorni. Cioè, dovrebbe pubblicare 40 volte al giorno, cioè 100 milioni di follower ovunque. Capito? Quindi, se ci sono addirittura le grandi aziende che non pubblicano con costanza, figure, e hanno dei team e dei budget enormi. Figuratevi quanto è tagliato fuori il commerciante che non fa nemmeno un post al mese, capito? Nemmeno un post al mese. Tu puoi arrivare lì e dire: Ehi, ti gestisco io i social, ti creo contenuti, ti faccio aumentare i follower Magari mi faccio pagare un po' di più e metto le mie. Eh, faccio delle ads per te. Magari e mi dai un tot al mese, 200-300 euro. Ti pigli 4-5 clienti così e hai finito. Cioè, lavori da casa tua facendo i post e game over. Quattro clienti ti servono, quattro clienti e puoi avere un lavoro full time. Cioè, è devastante, ragazzi. Ok? Quindi, per me, ehm, qualcuno dice, ma magari non hanno necessità. Coca-Cola ha sempre necessità di promuoversi perché se guardi ovunque, mettono gli striscioni, cioè, non c'è mai la troppa esposizione. Ma più che altro c'è un dramma sui social. Che se tu non sei costante, non pubblichi con costanza... L'algoritmo ti penalizza e mette in evidenza gli altri. Succede questo: se, io, se tu non sei continuamente nelle feed, cioè nelle novità, dopo un po' le persone interagiscono su altre pagine e quindi Facebook e Instagram porta su, porta su quelle pagine per loro. Cioè, se io, per esempio, seguo, non so se vi capita questo. Appena entri in amicizia con qualcuno su Facebook o eh, segui uno su Instagram, ti appaiono subito i loro post. E se li continui a mettere mi piace, ti continuano ad apparire. Infatti le persone che tu vedi più spesso su Facebook sono quelle che segui di più e su Instagram uguale, quelle che ti appaiono di più sono quelle che segui di più. Se tu smetti di mettergli mi piace o se loro smettono di pubblicare non ti appare più niente e quando loro riappaiono ci vuole un po' prima di ritornare, ok? Quindi perché c'è un algoritmo che ti penalizza se non hai interazioni e ti penalizza se non, hai, eh, se non pubblichi con costanza. Perché chiaramente se non pubblichi con, con costanza hai poche interazioni, quindi è un po' un circolo vizioso, devi avere una presenza social almeno una volta al giorno, minimo, minimo una volta al giorno, quindi questo, questo è quello che, che penso io, soprattutto per chi è piccolo, chi è grande se ne può anche fregare, però le pagine piccole ragazzi sono tutte morte, poi fanno un post ed essendo morte non prende mai più vita, no? Quindi, questo io penso che effettivamente gestire i business di altri possono essere, può essere veramente una, un mega, mega, mega affare. Ok? E, e con questo concludiamo, ragazzi. Sono i sette modi eh, per fare business online legalmente al 100%. Per chi fosse interessato, visto che qualcuno me lo chiedeva qua nei commenti, con il corso universitario, ragazzi, questo qui è il corso universitario che abbiamo con la Marconi International University. Eh, insegniamo queste cose, ok? Noi ci battiamo, tra virgolette, per un'istruzione diversa, cioè un mondo della formazione che possa veramente dare strumenti pratici alle persone per trovare un lavoro o per essere manager di successo del mondo digitale. Questo qui è il mio corso universitario insieme alla Marconi International University. Se poi volete maggiori informazioni eh, vi mando il link, contattatemi in privato, ve lo mando. Lo trovate anche nel sito della Marconi International University. Uh, di Miami, questo qui è il corso e nel corso Digital Marketer abbiamo deciso quest'anno di fare una roba che nessuno fa, cioè abbiamo aggiunto un modulo specifico per come monetizzare le proprie capacità digitali, cioè una volta che hai imparato a fare questo, come entri nel mondo del lavoro, quindi come gestire una social media agency, come creare la propria se uno vuole, come fare anche da consulente esterno, è un altro modo di monetizzare questo. Cioè se io ho delle competenze digitali, posso farmi pagare solamente una consulenza, fine. Ti do le dritte, ti vado a ottimizzare il sito, nemmeno facendolo, dicendoti semplicemente cosa fare. Ti vado a vedere i social e ti dico cosa stai sbagliando, te li correggo e mi faccio pagare 1000 euro, 500 euro, 200 euro, quello che è. Ma cavolo, fai 2-3 consulenze al mese solamente sui social e già non ti dico che è uno stipendio, ma già monetizzi pesante. Quindi, chi fosse interessato al corso universitario, che ti dà anche un titolo, il titolo da digital marketer con il diploma e tutto, insomma, una roba certificata dall'università. Mi contatti in privato, vi mando il link. Eh, le iscrizioni eh, chiudono a breve, perché in realtà eh, il corso adesso è anche in vendita sul sito della Marconi International University che sta prendendo le iscrizioni quindi chi è interessato eh, può, andare, può contattarmi in privato vi mando il link e spero di essere vostro docente okay? anche in questa avventura l'1 giugno inizia il corso universitario okay? quindi chi è interessato a capire essenzialmente il corso universitario è improntato per chi vuole diventare un manager del digitale quindi gestire un'agenzia o gestire un e-commerce o gestire comunque un business nel digitale okay? quindi questo è l'ideale per chi vuole imparare non potrebbe essere che hanno 108 milioni di follower perché non martellano. Secondo me, 100 milioni di follower comunque per Coca-Cola è poco. Per Coca-Cola per me è poco. Ancora. Ok. Grazie per i tuoi consigli, sei un grande. Grande. Buona opportunità social media agency. Sì, per me tra i top. Allora, io vorrei sapere una cosa prima di chiudere. Qual è il vostro business che sentite che è più vostro? Fammi sapere qual è la cosa che senti di più tua. Ok sono curioso di vedere un po' se almeno sono riuscito a darvi un po' di chiarezza. No, cosa, cosa sentite che è più vostro? Avete le, le idee un po' più chiare su quale potrebbe essere la vostra strada, su come muoversi, su che tema approfondire? Fatemelo sapere. Sono veramente curioso di leggere le vostre risposte e, come dicevo, per chi eh, vuole eh, maggiori informazioni sui miei corsi o vuole qualche dritta, info.chiocciolamatteopitalluca.com è la mia email. Rispondiamo sempre al 100% delle email: al 100% delle email rispondiamo sempre. Diventare influencer? Grande Daria. Complimenti. Grande Affiliate? Ottimo. Web agency, grande, un sacco di cose. Ok, no, sceglietene una, scegliete un campo, ragazzi, questo è il consiglio che vi posso dare. Allora, ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me, siete numerosissimi. Mi spiace non essere riuscito a rispondere a tutte le domande, ma veramente eh, ho cercato insomma, di interagire il più possibile con, eh, con tutti. E la prossima masterclass, segnati la data, sarà questa domenica alle 19, sempre. Il tema affiliate marketing. Ok, abbiamo scelto il tema della prossima masterclass. Sarà l'affiliate. Andremo a vedere come si fa affiliate e quali sono le tendenze per il futuro. Quindi andiamo nello specifico con uno di questi temi, eh, con l'affiliate marketing. Abbiamo scelto questa domenica. Insieme a me ci sarà un ospite speciale. Quindi vi aspetto. Prossima masterclass segnatevelo, segnatevelo mh, domenica alle 19. Domenica alle 19, segnatevelo masterclass sul eh, digital marketing. Trovate poi i replay delle masterclass nel mio canale YouTube e a breve anche gli MP3 sul mio sito, così ve le potete anche ascoltare. Okay? Ottimo ragazzi, grazie di cuore per essere stati con me, vi aspetto mercoledì, eh, scusami, mercoledì, domenica alle 19, segnate la data sul calendario, domenica alle 19 masterclass live come oggi sul, um, sull'affiliate marketing, va bene? Grazie di cuore, ragazzi, vi arriverà un messaggio da parte del mio bot. Come sapete, io ho un bot che è un assistente virtuale che mi aiuta a mandare i miei contenuti là fuori. Quindi, eh, il mio bot, ragazzi, non so se l'avete visto, è triste, ragazzi, perché il mio bot è essenzialmente un sistema di messaggi automatici. Che vorrebbe essere un umano, quindi vorrebbe essere come te, vorrebbe poter avere dei sentimenti. Quindi lui è un po' depresso, però cerca di motivarlo, che ti arriverà un messaggio dal mio bot per ringraziarti di aver partecipato a questa diretta. Buona serata, ragazzi, e a presto.